Oggi faremo la purea di fave fritta. Per fare la purea di fave fritta occorre prepararla in anticipo. Si deve preparare almeno 2 ore prima o ancora meglio potete utilizzare gli avanzi del giorno prima. Infatti è necessario che sia ben compatto e freddo. Livellate la purea con il cucchiaio su di un piatto e fate raffreddare dapprima a temperatura ambiente scoperto, poi in frigorifero coperto da pellicola. In una ciotola versate 100 g di farina di semola di grano duro rimacinata insieme ad un po' di sale e 150 g di acqua poco alla volta, mescolando ed eliminando i grumi. Tenete in frigo fino al momento dell'uso. Il procedimento è semplice. Uscite il piatto dal frigo e tagliate a quadrotti la purea. Aiutatevi con una spatola, meno si tocca con mano, meglio è. Non guardate me, ma seguite il mio consiglio. Tuffateli nella pastella e girateli con una forchetta o cucchiaio. Passateli poi nel pan grattato, senza schiacciarli, ma se qualcosa va storto, niente problemi, non demoralizzate, sistemate al meglio aiutandovi con le mani la vostra polpettina di purea. We'll be right back.
la temperatura dell'olio deve essere 180 gradi. Se non avete un termometro, verificate facendo cadere qualche briciola di pan grattato. Questa dovrà sfrigolare formando delle bollicine attorno, oppure inserite la punta di uno stuzzicadenti. Una volta che il nostro olio è pronto, immergiamo i nostri quadrotti e facciamoli dorare per bene. Passiamoli poi su carta assorbente ed eccoli pronti per essere mangiati.